La basilicata si conferma sempre più terra di cinema. Il potentino nelle ultime settimane è stato set di Without, una produzione indipendente diretta dalla giovanissima Paola Sinisgalli, romana, newyorchese di adozione malucana in radici e affetti, visto che suo padre è di Gallicchio. Noi abbiamo incontrato la regista e uno dei protagonisti, Massimo Bonetti com'è stato girare in questa terra, se è veramente così splendida come la si racconta da noi lucani. Sì, parlando prima della terra posso garantire che venendo qua da, da Roma eh, ho, mi sono reso conto che la, il paesaggio della, Basica, della Basilicata si stacca un po' da tutte le altre regioni, perché mh, le colline, le cose, le campagne sono più o meno, insomma, no? vedi sempre... Non le stesse cose, però una identità precisa. Invece qui, la terra è qui in Basilicata, proprio l'aspetto geografico, l'aspetto proprio della natura è veramente particolare. E quindi mi ha dato un'emozione diversa, un'emozione importante, insomma, mi ha fatto sentire bene. E poi, per quanto riguarda il mio personaggio, io, sì, è vero, non sono, non sono lucano, però... Con l'aiuto di Giuseppe Ragone, che è invece è l'altro protagonista, che ha girato con me, lui mi ha dato una grossa mano. Ma è importante soprattutto la, la, il contatto umano, no? il film racconta, sì, sì. Il, il corto racconta questo, il rapporto, quindi piccolo, nel piccolo ci si salva, in questo modo che poi è la sì, storia sì, del... C'è sì, sì. sempre la speranza no? che qualcuno possa salvarti, che quando vedi tutto buio poi improvvisamente viene la luce, comunque dal punto di vista eh, umano e poi il Comune ha scritto talmente bene, la storia si snoda talmente bene anche dal punto di vista emotivo che non è stato difficoltoso interpretare la difficoltà tecnica era il dialetto ma ribadisco l'aiuto di Giuseppe Ragone è stato fondamentale e devo dire ecco, vorrei sottolineare la, la bravura di, eh, di Paola Sinisgalli la regista che oltre a centrare in pieno tutte le facce della del, del film ha eh, diretto benissimo, ha diretto benissimo. È stata veramente quella che per me era un'incognita, un è stata una piacevole conferma eh, che è andata oltre, oltre la mia aspettativa. È veramente brava. E quindi, se la Basilicata in qualche modo è riscoperta, questa terra riscoperta per quanto riguarda come location eh, sul grande schermo, ma eh, invece, come sta il cinema in generale in Italia? il cinema è come sta in Italia? Esistono due tipi di cinema: il cinema industriale, il cinema quello che ti deve portare soldi al bottechino e quello che invece rimane per i sognatori una espressione artistica. No? Purtroppo la percentuale ormai va tutta da una parte, va verso la cassetta, va verso il commerciale, va verso l'industria e d'arte ce ne rimane poca e quindi ecco quando ci sono queste occasioni tipo beat out io mi ci tuffo con tutta l'anima e il corpo perché finalmente si, si riassapora un po' d'arte. Paola Sinisgalli, regista che ama, assolutamente lei non si definisce regista, abbiamo letto però, è la regista di questo corto, uh, Without, che si sta girando in questi giorni in Basilicata, a vaglio diciamo come uh, punto fermo più che altro, però diciamo in Basilicata avete girato a potenza. Come mai la scelta di questa terra, non solo per un fatto affettivo immagino, perché tu sei originaria di Gallicchio, quindi della Basilicata. Esatto, la prima ragione è perché mio padre è di Gallicchio e comunque negli anni... Da che ho memoria ho sempre frequentato la Lucania, una regione che conosco abbastanza bene e la seconda ragione è il fatto che l'ambiente diciamo eh, lucano si sposa molto bene con i temi toccati dal cortometraggio. E che cosa racconta appunto, quali sono i temi, che cosa... Leggeremo in questo cortometraggio che cosa vedremo. Okay. I temi del cortometraggio sono la solitudine umana, il distacco umano e diciamo, un ambiente che riesce a farti avvicinare agli altri grazie alla vicinanza fisica e mentale che ci può essere tra alcune persone, dettata dal, 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 diciamo, dal paese in cui ci si trova. Quindi dalla prossimità, il piccolo è bello, lo dicevamo eh, anche prima con l'altra intervista, Massimo Bonetti che è il protagonista non lucano perché gli altri sono tutti lucani. È l'unico che non è lucano e devo dire che sono molto soddisfatta con la, la sua interpretazione, eh, per me era lucanissimo, <ride> spero lo pensiate anche voi quando lo vedrete, quindi sì un cast eh, tutto lucano eccetto per Massimo Bonetti e quindi questo grande anche spot per quanto riguarda la basilicata girerà soprattutto in America perché tu vivi ormai in America e ti chiedo per quanto riguarda i finanziamenti c'è cioè dietro una, una forma di autofinanziamento? Sì, allora noi abbiamo lanciato la campagna di crowdfunding tra novembre, e gennaio, novembre 2014 e gennaio e siamo riusciti appunto ad alzare circa 18 mila dollari e qualche giorno fa appunto la film... Commission, la Lucana Film Commission ha deliberato per finanziarci il cortometraggio, hanno messo anche loro del loro. Quindi la Film Commission uh, inizialmente no, ma uh, quindi è coinvolta in qualche modo nella, in questa produzione? Proprio di recente hanno dato la delibera, quindi aspettiamo. aspettiamo. E per quanto riguarda la storia, ci sono i protagonisti, c'è un... Uh, c'è un anziano che in qualche modo viene puntato da Vipra, ma c'è anche la figura di un bambino. Credo, qual è il ruolo del bambino? Sì, diciamo che questo anziano è lasciato a se stesso, eh, si perde un po' nei dispiaceri della vita, eh, si dà all'alcol, eh, ma riesce a recuperare la propria felicità, diciamo l'amore nel senso più assoluto, che è il nucleo familiare appunto. E eh, eh, il, il bambino agisce da. da da figura di nipote, diciamo per questo è una fine cortometraggio. È un finale con lato fine paradossale proprio perché c'è la perdita di una cosa molto importante come quella di un arto uh, fungerà per il ritrovamento di se stessi e dell'amore nel senso più assoluto, come ho appena detto. Quindi without, che è tradotto letteralmente senza, senza, quindi senza rimanere senza qualcosa ma ritrovare molto altro. Allora, senza sì. Stavo parlando con una ragazza di Gallicchio, appunto, che è qua in produzione, Stefania Appella, e mi diceva che un modo in cui potremmo tradurlo, se dovessimo metterlo in dialetto il titolo, ancora non lo so se, se presentarlo in Italia con un altro titolo diciamo italiano, è a mank, che penso che dia quell'idea di qualcosa che è mancante. E sì. Sì, no, ehm, io lo dico, lo voglio dire, mh, a volte ci si dà del lei, si finge, e qui io non riesco perché hai ha anche, no, ha anche nominato una ragazza che è di Galicio che conosco benissimo, io sono di Gallicio, quindi non potevo intanto perdere l'occasione che Paolo Sisgalli intervista Paola Sisgalli. mio nonno. <ride> Ti chiamo come tuo nonno e tuo padre Rocco Sinisgalli, vabbè non ne parliamo. Eh, però quello che ti volevo chiedere, ehm, io ricordo Paola Sinisgalli che tu dici non sono una regista ma intanto stai facendo questo lavoro, però io immaginavo Paola Sinisgalli che avrebbe avuto un futuro come calciatrice perché mi ricordo la disperazione di mamma e papà mentre dovevano aspettarti sempre al campo di calcetto e tu ore e ore e ore dietro a quella palla con eh, la rabbia di molti ragazzini che pensavano di essere magari Roberto Baggio e venivano dribbiati. Da, da te <ride> Un maschio mancato. E, sì, giocavo tantissimo a pallone, ho fatto due anni così all'università in una squadra, però non, non sono diventata calciatrice. Perciò progettare fino a un certo punto, però a questo punto ti chiedo per quanto riguarda i tuoi progetti futuri, andranno credo verso il cinema o quali sono i, i sogni a questo punto di Paola Sinisgalli? Beh io ho un'agenzia di comunicazione a New York e con l'agenzia facciamo appunto videoproduzione, eh, insieme alla mia migliore amica di liceo l'abbiamo aperta circa due anni fa e sta andando diciamo una bomba, come si suol dire a Roma. Uh, abbiamo molti clienti sia nella videoproduzione che nel design che nel web development e branding e appunto abbiamo iniziato a fare video circa un anno fa e adesso questo mega progetto qui è diventato un mega progetto, non mi immaginavo mai che sarebbe diventata una produzione così grossa, infatti il team era circa di 26 persone e um, sicuramente do... vediamo come va adesso without però già altre, altri pensieri nel cantiere, spero di, di fare un film più avanti. Okay, grazie per questa promozione alla nostra terra, Beh, però non posso dirti che ti aspettiamo a Gallicchio. Grazie a voi per tutta la spiegabilità.